Buongiorno a tutti amici e bentornati in compagnia del vostro Emanuele. Oggi in compagnia in realtà di uno smartphone entry level, ovvero il Redmi 12. Eccolo qua, appena arrivato in Italia e già disponibile all'acquisto, questo smartphone, almeno su carta, sembra offrire una scheda tecnica, naturalmente in relazione al prezzo, decisamente interessante. Ma effettivamente è la scheda tecnica a fare di uno smartphone un best buy o comunque un ottimo acquisto? Lo scopriremo all'interno di questa recensione, perché vi spoilerò già, ahimè, questo Redmi 12 probabilmente era meglio che non uscisse sul mercato. Eh sì ragazzi cari, vi ho già spoilerato quello che è il contenuto della recensione. Infatti il Redmi 12 arriva sul mercato italiano ma non se ne sentiva la necessità, più che altro perché mi sono reso conto, una volta tirato fuori dalla scatola e cominciato ad utilizzare, che gli smartphone economici a cui eravamo abituati una volta e che godevano di buone prestazioni ormai non esistono più, e quindi le aziende come Realme, infatti vi ho parlato del Realme C53, ma in questo caso anche Redmi, beh, ci stanno un po' prendendo in giro. Ma andiamo per gradi e cominciamo ad analizzare questo Redmi 12 a partire dalla confezione di vendita, che in questo caso però si conferma una buona proposta. Infatti all'interno troviamo praticamente di tutto, a partire dall'alimentatore, cosa che ormai in molti non stanno neanche più inserendo, seppur questo abbia unicamente una velocità di ricarica a 18 watt, che poi è quella massima supportata dal dispositivo. Troviamo però naturalmente anche lo spillo per la rimozione del vassoio SIM, il cavo per ricarica e trasferimento dati e, gradita sorpresa, anche una custodia di protezione dello smartphone, oltre che una pellicola in plastica già preapplicata sul display. Redmi 12 è disponibile in tre colorazioni, ovvero la Midnight Black, la Polar Silver e questa da me in test, la Sky Blue. Un celestino decisamente ottimo, anche perché la sensazione touch and feel è decisamente buona, considerando che la scocca è completamente realizzata in vetro, e questo in un certo senso conferisce un aspetto leggermente premium al nostro smartphone. Abbiamo poi un design squadrato, quindi a mattoncino, il che aiuta in un certo senso a tenerlo bene in mano, perché lui non ha dimensioni compatte. Parliamo infatti di un dispositivo con dimensioni pari a 168,60 per 76,28 per 8,17 mm di spessore e un peso di 198,5 grammi, in un certo senso giustificati proprio dalla scocca in vetro e dalla capiente batteria integrata da 5000 mAh. Già che ci siamo, togliamoci subito il dente dell'autonomia, perché questo è uno degli aspetti positivi di questo smartphone. Infatti, grazie proprio a questa capiente batteria da 5000 mAh, riusciremo tranquillamente ad arrivare a ben 2 giorni pieni di utilizzo. Ma se siete dei super smanettoni e quindi andrete ad utilizzare lo smartphone anche per quel che riguarda gaming o attività particolari, in ogni caso vi garantirete la giornata stress, arrivando a sera con un buon 15-20% di carica residua e ben 6 ore, se non oltre, di schermo attivo. Unica pecca appunto è la ricarica a soli 18 watt, oltre al fatto che manca la ricarica wireless, ma considerando la natura economica del dispositivo non mi sarei aspettato diversamente. Tornando invece al nostro dispositivo, appunto realizzato con una scocca in vetro, piacevole anche il design delle fotocamere. Infatti qui non abbiamo blow, non abbiamo rettangoli, ma unicamente dei cerchi che appunto contengono 3 ottiche, oltre a un piccolo foro per il flash LED. E quindi un design decisamente pulito e bello, grazioso da vedere. Mentre per quel che riguarda i profili, che in questo caso sono realizzati in policarbonato ma verniciati dello stesso colore della scocca, sul profilo superiore troviamo il trasmettitore a infrarossi e l'irrinunciabile jack da 3,5 mm per sfruttare auricolari cablati. Quindi niente
secondo microfono, anche se devo ammettere che l'audio in chiamata è risultato piuttosto pulito e cristallino, senza alcun fastidio per noi o comunque per il nostro interlocutore. Sul profilo inferiore troviamo il microfono principale e l'ingresso USB con supporto OTG, ma niente uscita video. E poi abbiamo lo speaker, un unico speaker mono che quindi ci regala un audio piuttosto generoso nel volume, anche se si sente un po' l'assenza dei bassi, e in un certo senso ha una posizione che magari per quel che riguarda il gaming, quindi quando utilizzeremo il dispositivo in landscape, risulta un po' vattato proprio perché la mano andrà a appoggiarsi sopra. Il servizio clienti Very Mobile ti dà il benvenuto. Magari, perché no, un vostro amico che vi chiama da lontano. Pertanto il consiglio è quello di utilizzare... Sul profilo sinistro invece troviamo il vassoio delle SIM in grado di ospitare due SIM in formato nano con connettività 4G, oppure rinunciando appunto al dual SIM possiamo sfruttare il secondo slot per inserire una scheda micro SD ad espandere la memoria integrata con supporto fino a 1 TB. Invece sul lato destro abbiamo il bilanciere del volume e il tasto di accensione e spegnimento che incorpora anche il sensore biometrico per lo sblocco del dispositivo tramite impronte digitali. E qui, nonostante le dimensioni siano appunto non proprio compatte e che quindi non permettono allo smartphone di essere utilizzato maneggevolmente con una singola mano, il sensore di impronte invece è stato inserito in una posizione strategica, andando quindi a sbloccare il dispositivo sia con mano destra che con mano sinistra in modo davvero perfetto. Perfetto è lo sblocco tramite impronte che riconosce appunto il nostro dito 10 volte su 10, anche se la velocità di sblocco non è proprio delle più rapide. Infatti proprio tutto questo smartphone non risulta rapidissimo nell'esecuzione di determinate applicazioni, ma ci arriveremo. Peraltro il sensore per impronte digitali integra anche una funzione di doppia pressione, quindi possiamo andare a personalizzare il doppio tocco, andando quindi a richiamare determinate funzioni come far partire direttamente la fotocamera, effettuare uno screenshot e così via. Redmi 12 è certificato IP53, il che lo rende protetto da polvere e schizzi d'acqua o comunque piccole piogge, anche se non mi imbatterei personalmente nell'utilizzo del dispositivo proprio sotto la pioggia. Ad ogni modo parliamo del frontale, che in questo caso risulta moderno. Infatti non abbiamo, come abbiamo visto su altri dispositivi della stessa fascia, un notch a goccia, ma bensì un punch hole, quindi un foro che andrà ad ospitare la camera selfie, il che rende molto moderno e grazioso la vista del display. Abbiamo però purtroppo cornici piuttosto pronunciate anche e soprattutto nella parte inferiore, ma nel complesso parliamo di un display Full HD Plus da 6,79 pollici con una definizione di 396 ppi e luminosità di picco di 500 nits. È un display IPS non AMOLED e quindi 500 nits risultano leggermente scarsi per la visione di contenuti sotto luce diretta del sole. Abbiamo però un refresh rate che arriva fino a 90 Hz con tecnologia Adaptive Sync, che adatta proprio la frequenza di aggiornamento da 36, 48, 60 e 90 Hz in maniera automatica. Abbiamo a supporto anche DRM Wideband di livello 1, riconosciuti peraltro anche da Amazon Prime Video, ma purtroppo è assente il supporto a contenuti HDR. Ma a parte questo, il display è risultato leggermente sottotono a quanto sono abituato sui dispositivi Redmi, Xiaomi o Poco, anche di fascia bassa. Infatti la visione risulta per carità buona, ma diciamo che il profilo colore non è proprio al massimo dei livelli a cui sono abituato, e quindi la visione di contenuti multimediali a volte risulta leggermente slavata. Nel complesso però è un buon pannello per quel che riguarda la natura economica del dispositivo, ma ripeto e sottolineo, ho visto di meglio. Veniamo però alla ciccia, perché Redmi 12 integra sotto al cofano un processore MediaTek Helio G88, una soluzione octa-core con clock a 2.0 GHz e purtroppo processo produttivo a 12 nanometri.
nanometri, a cui si integra la GPU RM Mali G52. Questo per dire che purtroppo abbiamo a disposizione un SoC piuttosto vecchiotto e quindi non dobbiamo aspettarci chissà quali prestazioni. Quello che invece mi ha fatto sobbalzare in maniera positiva quando ho letto la scheda tecnica, ma senza approfondirla, è stata la dotazione di RAM. Infatti abbiamo, come nel mio caso, ben 8 GB di memoria RAM di tipo LPDDR4X, peraltro espandibile in maniera virtuale di ulteriori 8 GB. In realtà è disponibile anche la versione con 4 GB, mentre lo storage interno va dai 128 ai 256 GB, appunto espandibili tramite microSD fino a 1 TB, ma qui casca l'asino, perché questa memoria interna è di tipo eMMC 5.1, quindi parliamo di memorie decisamente lente. Quindi, nonostante l'alto numero per un dispositivo, diciamo entry level, di RAM, parliamo di infatti di 8 GB, le operazioni risultano piuttosto lente e soprattutto a soffrirne proprio l'esperienza nel gaming, con notevoli cali di frame che con giochi come Asphalt 9 rende in un certo senso maledettamente negativa l'esperienza di gioco. Le applicazioni vengono aperte con una buona dose di pazienza, ma nel complesso ho ravvisato proprio dei rallentamenti nel quotidiano, tornando ad esempio nella home, vedendo le animazioni di sistema. Insomma, è un dispositivo che non è risultato per nulla fluido. Non so se i rallentamenti sono dovuti anche al software, che in questo caso si basa su Android 13 con patch di giugno 2023, ma personalizzato a livello grafico dalla MIUI 14. E devo ammettere che la MIUI 14 non si porta dietro i bug del passato, anche se in questo caso non ho capito se è un'assenza vera e propria a livello hardware oppure è un difetto di questa unità. Ad esempio, però, il sensore di luminosità, beh ragazzi, qui risulta assente. Infatti a livello software ho a disposizione la possibilità di scegliere se attivare o meno la luminosità adattiva, ma in realtà questo switch non è cliccabile e quindi praticamente la luminosità dovrete regolarla voi ogni volta in maniera manuale. Avrei anche digerito questa assenza o bug che sia, ma non ho digerito il fatto che ancora una volta l'azienda integra un sensore di prossimità virtuale, che peraltro funziona decisamente male, e quindi vi ritroverete effettivamente magari in fase di chiamata a cliccare dei tasti con la guancia, oltre che per quel che riguarda le note vocali, beh, mettetevi l'anima in pace, forse è meglio se le ascoltate tramite il viva voce. Sicuramente la parte hardware e la parte software sono comparti fondamentali per uno smartphone e quindi potremmo già finire qua la recensione, perché come avrete capito le mie considerazioni non sono positive. Ma continuiamo, perché a livello di connettività abbiamo l'NFC che ci permette di sfruttare lo smartphone come un portafoglio digitale, e poi abbiamo il Wi-Fi di tipo dual, Bluetooth 5.3, radio FM però sfruttabile solo tramite jack da 3,5 mm ed un ottimo GPS che aggancia i satelliti Galileo, oltre che trasmettitore a infrarossi. Ma per quel che concerne la connettività vera e propria, qui abbiamo 4G di tipo dual, ma durante i miei test non sono mai riuscito ad agganciare il segnale 4G+, oltre al fatto che a livello di navigazione, effettuando dei vari speed test, beh, questo Redmi 12 sembra decisamente mozzato. Infatti non sono mai riuscito a superare ad esempio i 30 MB per secondo, cosa che invece riuscivo con altri dispositivi nello stesso punto e con la stessa scheda e quindi stesso operatore. Una cosa positiva a livello software è il fatto che a livello di dialer telefonico, naturalmente presente quello di Google, possiamo registrare le chiamate, anche se naturalmente avrete sottofondo la voce di Google che avvertirà il vostro interlocutore che state effettuando delle chiamate. Ma
sto lavorando sopra ad un video per far sì che questa, diciamo, problematica scompaia. Naturalmente vi invito quindi a rimanere connessi per il video che verrà. Insomma, Redmi 12 si conferma in tutto e per tutto uno smartphone lento, insomma uno smartphone da pensionato. Ma parliamo allora di comparto fotografico, perché sul posteriore abbiamo ben tre ottiche a disposizione: una principale da 50 megapixel con apertura focale f1.8, a cui si accompagna un ultra wide da 8 megapixel con apertura f2.2 e field of view da 120 gradi e, come direbbe qualcuno, un inutile macro da 2 megapixel apertura f2.4. Mentre per quel che riguarda la selfie camera abbiamo a disposizione un'ottica da 8 megapixel f2.1. Sicuramente cosa non mi è piaciuta di questo comparto fotografico è la registrazione video, che si ferma sia per camera selfie che per camera posteriore unicamente al 1080p 30fps, ma soprattutto risulta assente in qualsiasi forma, sia digitale che ottica, una stabilizzazione, restituendo quindi dei video decisamente tremolanti, oltre che poco definiti e quindi con scarsi dettagli. Le foto risultano invece un pelino superiori, ma nonostante l'ottica da 50 megapixel, che in realtà sfrutta la tecnologia Pixel Binning 4 in 1, quindi abbiamo effettivamente delle foto da 12,5 megapixel, ci portiamo a casa degli scatti, diciamo, scarsamente sufficienti. Insomma, non mi è piaciuta la resa cromatica di questi scatti, oltre al fatto appunto che mancano dei dettagli preziosi e nitidezza in generale. Per quel che riguarda quindi anche gli scatti notturni, ragazzi, questo non è uno smartphone da utilizzare per foto in tale situazione. Quindi, diciamo, va più che bene per dei punte scatta, ma da utilizzare sui social, e sicuramente non andrei ad affidare dei ricordi preziosi a questa ottica. Giungendo quindi alle conclusioni, avrete capito che Redmi 12 non è uno smartphone che vi consiglio. Bellino dal punto di vista estetico, ma non ha nient'altro, anzi sono molte le assenze, come il sensore di prossimità e questo sensore di luminosità che o è assente o comunque non funziona. Abbiamo poi tanti compromessi per quel che riguarda proprio le prestazioni, e quindi il prezzo anche non aiuta, perché di listino li costa 179,90 centesimi di euro nella variante base, ovvero 4 128 GB. Quella da main test invece arriva di listino a 199,90 centesimi di euro, anche se personalmente io ho acquistato questo Redmi 12 su Amazon prezzo di 140 euro, ma anche a questo prezzo sinceramente non è uno smartphone che vi consiglio. Sono davvero troppe le cose che dovete digerire e i bocconi amari che dovete mandar giù, e quindi, a meno che l'azienda non rilasci un super aggiornamento che risolva tutte queste problematiche, anche se per l'assenza hardware c'è poco da fare, sicuramente è uno smartphone che al momento io terrei lì, a meno che non cali drasticamente, e allora sotto i 100 euro potrebbe diventare un acquisto interessante, ma più che altro da tenere come secondo smartphone, insomma il classico muletto. Naturalmente troverete maggiori approfondimenti qui sotto nel link in descrizione, che vi rimanderà alla recensione testuale, oltre che eventualmente, qualora vogliate acquistarlo, anche al link d'acquisto. Detto ciò, noi ci vediamo ad una prossima recensione. Ciao, Emanuele.